Cominciamo nel disegnare un ovale in cui la parte in alto è più larga di quella in basso, una sorta di uovo rovesciato. E poi dividiamo questo ovale verticalmente in due parti e orizzontalmente. Il centro orizzontale di questo ovale è l'altezza degli occhi. Partendo dal basso dell'ovale, adesso dividiamolo in tre parti uguali, verticalmente, lasciando una piccola parte in alto che corrisponderà alla linea dei capelli. Queste tre aree, partendo dal basso, corrispondono a mento, base del naso, sopracciglia, sopracciglia, attaccatura dei capelli. Adesso dividiamo orizzontalmente l'ovale in cinque parti uguali, che corrisponderanno, come vedrete, alla grandezza del naso e degli occhi. Quindi come se nella parte più larga dell'ovale entrassero 5 nasi o 5 occhi. Adesso che abbiamo costruito le proporzioni in orizzontale e in verticale della faccia, possiamo cominciare a posizionare il naso sulla base della linea creata precedentemente. Per memorizzare meglio la costruzione del naso e anche per facilitarla, partiamo disegnando un triangolo sulla base della linea e poi un altro triangolo opposto sovrapposto, nel quale centralmente troviamo un cerchio che corrisponde alla punta del naso, e nelle due diagonali che vanno verso il vertice in basso possiamo disegnare le mezzelune delle narici, dei fori nasali. Ricordatevi di non collegare la pelle esterna delle narici con il foro delle narici stesse. La cartilagine infatti ruota intorno ai fori nasali. Spostiamoci verso gli occhi, che come abbiamo detto inizialmente si trovano esattamente al centro dell'ovale. Gli occhi più o meno sono grandi quanto il naso stesso, quindi sono equidistanti dalle narici. Se andiamo verticalmente dalle narici troviamo il condotto lacrimale, e quindi da qui possiamo disegnare con la grandezza del naso stesso l'occhio sinistro e l'occhio destro, l'orbita oculare. Prestate bene attenzione alla forma dell'occhio stesso, delle palpebre, perché non è come ce lo suggerisce il nostro cervello. La sua forma infatti è come quella di una mandorla, in cui dal condotto lacrimale parte una curva più pronunciata per estendersi poi verso il lato dell'occhio, e la parte bassa dell'occhio, cioè la palpebra inferiore, è opposta a quella superiore più o meno. L'iride è grande più o meno un terzo di tutto il bulbo oculare, e se decidete di fare le ciglia prestate bene attenzione a come queste ruotano intorno alla sfericità del bulbo oculare stesso. Le sopracciglia sono posizionate ovviamente sulla linea che abbiamo trovato inizialmente. Meglio disegnare un'ombra sulle sopracciglia piuttosto che una doppia linea, che risulterebbe irreale. E infine, passando nella parte più bassa dell'ovale, se la dividiamo in due, troviamo la base della bocca, cioè il labbro inferiore. E quindi dal labbro inferiore alla base del naso è compresa la bocca stessa e uno spazio che più o meno è grande quanto essa. Gli angoli della bocca si trovano più o meno sotto le pupille, e anche qui è consigliato lavorare più con un'ombra piuttosto che con la linea, perché la linea poi risulterebbe troppo disegnata, troppo marcata, anche perché il labbro superiore al limite avrebbe la luce che picchia sullo spessore del labbro stesso, e quindi una linea chiara piuttosto che scura. Le orecchie invece vanno dalla linea delle sopracciglia a quella della base del naso. Le linee di contorno del volto sono ovviamente molto soggettive a seconda del personaggio, ma è ovvio che alle tempie la testa risulti più larga, così come più sottile verso il mento e un po' più larga verso la mandibola.
Queste sono misure ovviamente generiche della faccia, va da sé che a seconda delle persone, labbra, naso, occhi, possono essere ovviamente di spessori diversi, ma comunque sempre rientrano in questo range. Proiettando orizzontalmente le linee trovate inizialmente sull'ovale, si trova la posizione delle varie parti del volto. Anche per il profilo. Per quanto riguarda il profilo, potremmo pensare ad un ovale affiancato da un cerchio anziché a un semplice ovale come abbiamo fatto per la visione frontale, tenendo in considerazione appunto la forma volumetrica del cranio visto lateralmente.